buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui a Scienza del Lavoro. Torniamo ad occuparci di psiche, di medicina, di salute, di tutti quelli che sono i temi relativi al benessere della mente. Ecco, il titolo è Inconscio, psiconcologia e vite precedenti. Do il benvenuto al dottor Cosimo Mendis. Buonasera a Buonasera. lei, buonasera a tutti. Sembra che si sveglia l'inconscio. Quanto è importante anche l'inconscio, sulla mente, sulla psiche? Dunque, l'inconscio è estremamente importante e quando vedremo poi la slide, lì è proprio rappresentato anche a livello dimensionale. E aggiungerei una cosa, nel senso che non solo l'inconscio è importante, ma è importante, agganciandomi a quanto diceva la professoressa, quello che noi nel nostro lavoro d'Eva chiamiamo attaccamento emozionale inconscio. Allora lì arrivano le cose, i dettagli che ci spingono ad agire in un certo modo senza avere più libertà di scelta. È un attaccamento emozionale, quindi l'inconscio visto come attaccamento emozionale inconscio ad esperienze per esempio passate, di questa o di supposte altre vite, questo è quello che condiziona la parte della vita quotidiana, a volte contro la nostra volontà o contro tutto quello che abbiamo fatto, eppure abbiamo fatto tutto giusto, ma perché ci capita? Ecco, questo è il punto. Questo è un ragionamento che molti si fanno e che potremmo dare oggi delle, spero, delle buone linee guida per i nostri telespettatori. Ecco, entriamo un attimo nella terapia, cioè entriamo nel meccanismo. Vediamo un attimo le slide col dottor Mendis, così le commentiamo insieme. Ecco, Allora, Deva vite precedenti, Deva Work. Che cos'è Deva Work? Work è un lavoro interiore con una parte che, come facilitatori Deva chiamiamo sé superiore, che andrò a spiegare poi nella slide principale. E che è collegato e nasce dalle psicoterapie dei primi anni 80 negli Stati Uniti, quando alcuni psicoterapeuti, un numero consistente, trovarono quasi casualmente che alcune persone entravano in uno stato particolare e avevano dei ricordi che non erano riferibili a questa vita. E da lì si sono sviluppate una serie di discipline che lavorano sulle vite precedenti. Diciamo la particolarità di questo lavoro che ho portato in Italia è appunto questa caratteristica del sé superiore. Direi che possiamo andare avanti. Seconda E slide. anche la sua relazione con le cosiddette vite precedenti. Qua passiamo molto rapidamente perché qui fondamentalmente quando voi avete parlato delle situazioni nelle quali ognuno vuole dire che la sua è meglio delle altre, qui abbiamo quella parte che noi definiamo ego, non solo noi, la mente egoica, mentre quello che noi chiamiamo, tanto per dargli una definizione, sé superiore, invece è una parte che non è attaccata a cosa facciamo, chi siamo, come lo facciamo, ad essere migliori. E andiamo pure avanti sulla prossima, sulla quale mi fermo invece un po', che è per rispondere alla sua domanda. Ecco, qua è importante vedere questa slide come un oceano. Qua abbiamo una sezione dell'oceano e proprio ho voluto prendere questa esemplificazione come immagine. Ho saputo poi, fra l'altro, da alcuni amici sub che mi hanno proprio detto che quando sei in superficie, lì la superficie abbiamo azione, attività, quelle onde, no? In realtà non vedi niente, vedi pochissimo, sei in uno stato confusionale. Quello è il 10%, lo esemplifichiamo come il 10% dei nostri neuroni, delle connessioni neuronali che in media utilizziamo nella vita. Magari Einstein ha utilizzato il 15%, però ecco, diciamo siamo lì. Il subentra nelle profondità dell'oceano e passa uno strato che lì è definito, è scritto come corpo astrale, c'è scritto anima dentro, uno strato che vuole rappresentare in questa figura l'inconscio, quello di cui accennava prima. L'inconscio, e in cui il sub sente di cominciare a entrare in uno stato diverso, ma ancora ha attaccamenti, paura, timori, qualcosa, no? Voglia di tornare in superficie. Quando arriva sul fondo dell'oceano e sul fondo del mare, ho saputo anche da chi fa apnea che
che si entra in uno stato di tranquillità assoluta, magari per qualche secondo. È quello che noi chiamiamo spirito, quella è l'unità, lo stato unitario. E a questo proposito avrei una bellissima storia realmente accaduta da raccontare, se c'è il tempo, cerco di sintetizzarla. In un seminario di un famoso maestro che si chiama Thich Nhat Hanh, che ha fondato una comunità in esilio, un monaco vietnamita, un monaco zen, fu raccontato da un gruppo di psicoterapeuti che assisteva alla sua, suoi seminari, che era lì come ospite per seguirlo. Questa storia, una coppia di giovani psicoterapeuti americani racconta a Thich Nhat Hanh che avevano appena avuto una bebè, da pochi giorni, erano poi andate a ritiro, e avevano anche un fratellino un po' più grande, sui 4-5 anni, e da bravi psicoterapeuti stavano studiando come il fratellino accoglieva la nuova nata. E un giorno il fratellino va da loro e dice: "I need to talk with the baby", ho bisogno di parlare con la bambino, con la bambina. E loro gli rispondono: "Good, bene, di che cosa vuoi parlare?" E il bambinetto fa: "No, I need to talk with the baby alone", ho bisogno di parlare con il bambino da solo. Allora, forse un genitore non con la preparazione dello psicoterapeuta aveva detto: "No, perché paura, magari questo qui me lo ammazza, gli fa male, no?" Invece gli hanno concesso di entrare nella stanza dove la bambina dormiva, la neonata dormiva, lasciando la porta socchiusa per poter seguire quello che sarebbe accaduto. E quello che è accaduto è la seguente cosa: il bambino è andato dalla neonata, l'ha mossa per svegliarla un po', questa è una storia vera, testimone la moglie di Rick Phillips, l'ha svegliata, la neonata ha girato la testa e il bambino è andato all'orecchio e gli ha detto: "Quick, quick, tell me about God, I almost forgotten", presto, presto, dimmi di Dio, mi sono quasi dimenticato. Questa storia qua, che così tanto a Thich Nhat Hanh, perché rappresentava proprio il passaggio in cui ogni bambino perde quella connessione con lo stato, tornando alla slide, dello spirito, della quiete assoluta, dell'unità assoluta, e entra nella dimensione più razionale, quel 10% che va sviluppato, ci serve per interagire, ma il nostro lavoro è cercare di integrare questi due aspetti estremi. Se vuole torniamo alla slide. Sì, vediamo la slide di prima. Proseguo. Quindi praticamente cosa succede? In DevaWork, attraverso delle tecniche estremamente naturali e semplici, quindi non spinte o indotte da respirazioni forzate o qualcosa di artificiale che il facilitatore immette nella persona, aiuta la persona a entrare in una vibrazione, chiamiamola così, una vibrazione di coscienza più profonda, che lì ho, dove ho scritto sé superiore. Questo sé superiore è un po' al confine tra quella quiete assoluta e tutta la parte sopra inconscia, che rappresenta gli attaccamenti, quello che definiamo attaccamenti emozionali. Questa vibrazione ha la capacità di andare ad attivare quello che possono essere i nodi non ancora consapevolizzati, una memoria che ci condiziona in questa vita, rappresentato qui da quella massa nera, come una centrifuga, cominciando ad aumentarne la frequenza, e questa massa nera comincia a buttare fuori, questa è un'esemplificazione per rendere l'idea, a buttare fuori i granelli più grossi, come una centrifuga comincia a girare e butta fuori le particelle più grosse. Le particelle più grosse vanno verso la superficie, quando toccano la linea tratteggiata, che è il confine tra l'inconscio e la mente cosciente, diventano, come le ha definite Stanislav Grof, esperienze in realtà non ordinarie. Cioè, lì succede che quello che era il nodo inconscio si può manifestare, ad esempio, come una memoria che appare come una vita precedente. Nessuno avrà mai la prova che la vita precedente è esistita, certo, ma il significato di andare a lavorare su queste memorie, sulle qualsiasi memoria, è perché liberare quegli attaccamenti inconsci, lasciarli arrivare alla superficie, lì il facilitatore è molto importante il lavoro, perché aiuta questo processo di liberazione da ciò che non ci serve più. Quindi lasciarli liberare, si manifestano sotto forma di memorie che possono apparire vite precedenti, memorie di questa vita, stati di emozionali che vengono rilasciati dal corpo, io stesso ne ho vissuto varie di queste, paure mai consapevolizzati interamente, quindi il corpo magari
entra in un temporaneo stato di lieve shock per liberarsi. Diventano queste esperienze sul lettino che sono estremamente di grande valore perché significano la libertà. Io ho avuto una cliente ieri l'altro che è entrata praticamente in una memoria estremamente dolorosa della sua vita, forse la memoria più dolorosa che aveva mai avuto, una gravissima perdita per lei. E questa persona, né in una seduta particolare che è la seduta con un altro per noi significativo, in cui per così dire si può anche andare a parlare, per così dire, tra virgolette, con la parte di quell'altro, che ci sia ancora vivo o no non ha importanza, quindi è un dialogo spirituale, ha vissuto di nuovo questo dolore nella seduta, ha avuto un momento di pianto a dirotto, certo. E dopo mi ha detto, però è stato diverso, perché tutte le volte che mi sono ritrovata per 18 anni sul pavimento a piangere disperata pensando a quella persona, ero lì dentro. Questa volta è stato un dolore liberatorio, perché grazie all'attivazione del sé superiore lei è stata capace di andare a recuperare quel dolore, ma anche farlo venire completamente alla superficie, liberarlo come di nuovo il ripetersi dell'esperienza, ma a un livello di consapevolezza più profondo. Quindi questo fondamentalmente... Diciamo che non è stata una sudditanza del conscio rispetto a questo dolore, quindi non è stata una sorta di catturarne solo quello che poteva essere la sensazione negativa, esatto. Ma in sé è stata una cosa diversa, esatto. Cioè è stata proprio un poterlo quasi toccare, no? Quindi l'idea di poterlo proprio... avere e gestire, esatto, che è una cosa completamente diversa rispetto a che è lui che gestisce me, questo momento che gestisce la mia mente e quindi mi fa anche espellere tutte quelle sensazioni. La terza slide la vogliamo commentare? Finirei un attimo per completare questo qui. Sì. Perché il discorso qual è? Riguardo al dolore, che è il punto fondamentale, perché quello che ci condiziona la nostra vita non è il dolore di per sé. Non è provare l'evento anche più catastrofico, e la dottoressa Polpatelli potrà, se vorrà, poi anche portare esempi di pazienti attualmente in terapia, quindi certo, che hanno cambiato il modo di vivere la loro malattia. La qualità della vita non dipende necessariamente da veramente se sono in piena salute fisica, dipende da come vivo emozionalmente il mio stato. E quindi cosa succede? Nel libro di Rick Phillips, il mio insegnante... Vediamo il libro che in italiano è Guarisci il tuo karma, perché nelle filosofie orientali l'attaccamento emozionale è definito come karma, e questa è la versione inglese, finestra verso l'anima fondamentalmente, yes. Allora quello che succede a pagina 36 c'è un bellissimo passo che porta esempi in cui parla del bambino divino. Allora là, per esempio, questa è la differenza tra molte correnti di psicoanalisi classica, che ti fanno entrare nel dolore, ti fanno vedere questo dolore centinaia di volte, pensando che vedendolo riesci a liberarti. In realtà stanno alimentando quello che è il nostro attaccamento emozionale a quel dolore. E questo è quello che lo perpetua e lo fa diventare sofferenza. Perché il dolore è un momento, la sofferenza è per la vita. È il ripetersi di quello dolore ogni giorno, il ricordo di quel dolore ogni giorno. Guardi dottore, mi è molto chiaro il concetto, e sempre provando a semplificarlo per i nostri telespettatori, sì. Il concetto che la persona, se vuole, può essere il dominatore di ogni situazione. È naturale che per arrivare ad avere questa capacità e questo ruolo di dominatore di ogni situazione, questa cosa non avviene per caso, c'è chi è più dotato, chi è meno dotato, come in ogni campo possibile e immaginabile, ha bisogno di un allenamento per dotarsi di questo strumento. Comunque, approfondiamo tutto quanto dopo un po' di pubblicità. Siamo qui per la seconda parte di Scienza e Lavoro. Dottor Mendis, sentiamo un intervento importante di Rick Phillips. Sì. No? Cosa ne pensa? Sentiamo un attimo
giustamente nella sua lingua originale, e poi lei ci approfondirà e ci traduce i tratti più salienti, più importanti. Some people ask how deva work compares with hypnosis. I would say there are many similarities. Both use an altered state of consciousness. Both can target specific emotions or emotional issues to work on. In deva work, the common experience is one of naturalness, which is a feeling of an easy transition to the meditative state. There is no manipulation of the mind, but an effortless drop into an expanded state of consciousness. Our deva style is to call the higher self into our experience, and with the use of easy energy techniques, we can move into a higher awareness that gives us a different perspective than our common ego point of view. This is why we call it psycho-spiritual rather than hypnotic. Deva work is also similar to Jungian psychotherapy, because as we bring awareness to the inner world, the experiences there are always symbolic to a very great extent. We can say the language of the inner world is symbolic, so we cultivate our ability to interpret and work with symbols. Archetypes are powerful symbolic energies, and the higher self many times brings these into play in our inner work. One of the differences between deva and Jungian work is deva work does not have to be a long-term commitment. A few sessions can produce immediate benefit. To conclude, I would say deva work has been practiced in 25 countries for more than 30 years and proven to be a natural, powerful tool for resolving our issues, healing ourselves, and connecting to our inner knowing, what we call higher self. If you are a person on the search for purpose and meaning in your life, this partnership with an experienced deva facilitator may be perfect for you. Quindi fondamentalmente quello che Rick Phillips sta dicendo qua, sta rispondendo a due domande che sono sorte varie volte. Quindi la differenza tra il lavoro deva... Possiamo tagliare adesso l'audio esterno? Tra il lavoro deva e l'ipnosi regressiva. Nel senso che il lavoro deva è un lavoro che porta la persona in questo stato di coscienza espansa in modo totalmente naturale, senza nessun tipo di forzatura da parte dell'operatore. Questo può richiedere a volte nelle persone molto razionali, molto rationally driven, qualche seduta per entrare veramente nello stato di coscienza che va oltre la mente ordinaria. Però è molto naturale. In questo stato di coscienza si entra in contatto con il sé superiore, che è quella parte spirituale, per questo lavoro si chiama psicospirituale anziché ipnotico. Questa è una cosa. L'altra differenza e similitudine con la psicoanalisi junghiana, dal quale deva prende molto, perché noi vediamo continuamente simboli emergere nelle sedute, e la psicoanalisi junghiana lavora con i simboli. Jung è stato un innovatore perché capì che l'inconscio aveva un linguaggio diverso dal conscio. Il conscio lavora con simboli, quindi non si può risolvere un problema che nasce dalla mente, da una proiezione della mente con la mente, bisogna andare sotto. Tirare fuori un linguaggio che può apparire assurdo, ad esempio una vita precedente, decodificarlo a posteriori e integrarlo. E quello che dice Rick fondamentalmente è che lui ha visto in 3.600 clienti risolvere a volte importanti temi nel giro di poche sedute anziché una vita di psicoanalisi. E io questo, lo dico personalmente, lo imputo, e sono veramente appassionato a questa metodologia, lo imputo proprio al fatto il sé superiore, quella vibrazione di coscienza che è si esprime anche come bambino divino, che è un aspetto del sé superiore, che è quel non attaccamento alla sofferenza, ma bensì lo sviluppo che tutti noi abbiamo. Una parte di coscienza estremamente positiva, come diceva lei, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto.
che ci permette di cambiare completamente lente di ingrandimento per una situazione e vederne aspetti che non saremmo mai stati in grado di vedere prima. Questo cambia la qualità della nostra vita. In fin dei conti, noi, tutti noi, non abbiamo paura della morte, abbiamo paura di soffrire quando moriamo. Certo, cara un'energia. Che voleva dire? La cultura tibetana, che ha studiato le vite precedenti, loro lo assumono come una certezza. Certo. Una fede, dicono che al momento della morte diventiamo 11 volte più intelligenti che nella vita. Questo cosa significa, tradotto in maniera semplice? Bruciamo quel karma, quello che non ci serve più. Quindi è un passaggio molto importante questo, perché siamo in grado in quel momento di entrare in uno stato molto più profondo di connessione, come diceva la professoressa, che è un po' la storia del bimbo che ho raccontato prima, no? Quella connessione dalla quale proveniamo. E questo è molto importante perché questo momento di passaggio in realtà può essere, se vogliamo, migliorato con un lavoro appropriato durante la vita, quando stiamo bene oppure quando attraversiamo anche una malattia, ma quando non proprio al momento della morte. Volevo sentire, professore, due sedute, immagino che lei ha fatto. Sì. Uno sul tema, diciamo, della maternità, giusto? Quello è sul tema, no, quello è su un dialogo con una madre che non c'è più e come questo rapporto che in tutta la vita si è sviluppato in un certo modo, sì, in 30 secondi di consapevolezza di quella persona sul lettino è stato in grado di come parlasse con, parlava il suo sé superiore, parlava col sé superiore della madre. Sentiamo un attimo, se diciamo... E trasformare questo rapporto. Ora sei una entità unica con il tuo bambino. Chiedi all'energia di tua mamma di cosa ha bisogno di ricevere da te unito per completarsi, per un maggiore equilibrio. Per la sua trasformazione. Quale regalo lei ti chiede? Di prendere in giro. Di ridere di lei quando si mette solo attenti. E di chiamarla il mio generale. Ma in maniera agogliarda. Guarda, senti come riceve questo dono che tu vuoi unico le state donando. Osserva la sua trasformazione mentre riceve questo dono di prenderla in giro, di ridere di lei. Si sta liberando. Sta iniziando a ballare, a danzare. Ecco, è così importante commentare bene questo passaggio che preferisco farlo dopo la pubblicità. Voglio descrivere bene questo network che si è creato. Un momento di pubblicità e poi riprendiamo subito col dottor Bendis.
Siamo qui alla terza e ultima parte della puntata di oggi di Scienze del Lavoro. Ecco, ci siamo lasciati, dottor Mendis, sulla costruzione di un network. C'è stato un momento forte dove lei era con un suo paziente e a questo paziente gli stava in quel momento facendo vivere l'esperienza di contatto con una persona che non c'era più. Sì. Quindi questa è l'idea. Ecco, ce la descriva un attimo. Sì. Quello che non siamo riusciti a capire attraverso, ecco, l'audio. Certo. Allora, lo stato nella vita quotidiana da cui veniva questa persona, da un anno circa era morta la madre, continuava a vivere questo rapporto con la madre morta in questo suo condizionamento che veniva da quel mentale di cui tanto abbiamo parlato oggi, di una scatola, la madre vista come un generale che le aveva magari fatto paura, un generale che le aveva... Ecco, richiamando, sono avvenute due cose nella seduta. Prima lui ha integrato il bambino che aveva sofferto di queste cose nel suo adulto di oggi, quindi ha potuto coccolare, diciamo così, questa energia del bambino rimasta sacrificata. E da questo nuovo suo stato di unità è andato a dialogare a livello spirituale, per questo le lunghe pause di silenzio, perché è qualcosa che emerge dal profondo, non è qualcosa che la mente crea. Con i messaggi della madre che inconsciamente aveva ricevuto, ma non aveva consapevolizzato mai in 50 anni di vita, no? E ha visto la madre, ha sentito dalla madre un punto di vista completamente diverso, quell'amore che la madre... Nella sua vita, nel corpo, non era stata capace di esprimere con le parole adatte, con gli atti adatti. Vedendo questo, infatti lui dice alla fine mi sono commosso, no? Perché questa è quella che chiamiamo emozione spirituale, quando si raggiunge una consapevolezza che è il cambiamento proprio della lente di ingrandimento. Come vedere questa scritta e giriamo gli occhi e la vediamo completamente diversa per la prima volta. Siamo riusciti a entrare nel campo della memoria. Sì. Perché in realtà la ricostruzione visiva è memoria. Memoria. Dal campo della memoria siamo riusciti a dare degli occhi diversi alla persona che doveva vedere delle immagini o che aveva già visto o che comunque, grazie alle informazioni del quale era a conoscenza, riusciva a ricostruire una somma di immagini, di sensazioni che aveva già vissuto, ricostruendo, possiamo dire, se non era una realtà, quindi una fiction, se non era un ricordo esatto, una fiction di quello che ha visto, e in realtà abbiamo detto, attenzione, guardalo con altri occhi, Sì. cioè usa un'altra lente per vedere Ma l'ha questo. usata da solo, cioè non ho suggerito io, Ah, ecco. osserva, perché questa è la particolarità di DevaWorld. Non è un'influenza dell'operatore che dice adesso vai lì, fai... Io do gli strumenti perché posso Ma osservare anche perché la meglio. descrizione è Sì, è breve, essendo uscita che da lui lui. descrive brevemente ciò che vede, è Esatto. difficile poter dire guarda lì, no? Cioè, in Esatto. realtà uno è normale che deve cambiare l'occhio, cioè deve cambiare la lente della persona, perché sarebbe complicatissimo. Non abbiamo il monitorino collegato Esatto. al cervello che ci fa vedere, ecco, l'immagine, questo è chiaro. Però lei immagini un generale, la mamma generale, no? Immagini un generale vestito con la divisa No, tutta no, la vita chiaro. così, che sensazione dà per tutta la vita. Immagini che questo generale a un certo punto si mette a ballare e danzare. Sì. Boom, lo sorprende, gli dà un'emozione nuova. Quello che lui ha visto, ha sperimentato nelle sensazioni che l'hanno commosso, questa madre che non aveva mai visto in 50 anni di vita, 40 anni di vita. Mi dà una certezza, no, una certezza, comunque una sua idea. Sì. È sicuro che l'immagine che ha stimolato non sia però troppo lontana dalla verità. Cioè, non c'è il pericolo, Ho capito. noi stimoliamo la persona. Sì. La persona a questo punto, dallo stato in cui è, ricostruisce, una visione. Siamo sicuri che la visione ricostruita non sia totalmente diversa da quella che è stata la realtà? O siamo convinti che invece il nostro inconscio ha memorizzato dei dati certi e quindi quando la ricostruisce, ricostruisce una cosa che è anche mai vista, ma comunque è reale? O si avvicina alla realtà? Allora,
ripensando alla, a quel pezzo di seduta, cosa stanno emergendo? Dei simboli. Una madre che balla di fronte a un generale. Questo è, il linguaggio inconscio dei simboli. Questi simboli hanno suscitato un'emozione nella persona, quindi sono simboli che stanno, non è una creazione della mente, sono simboli che stanno venendo dal suo profondo e che stanno liberando un'emozione che prima era di non libertà e trasformandone in libertà. Infatti nella seduta c'è proprio la parola a un certo punto, è libera. Una madre che è stata per tutta la vita schiava del suo ruolo di generale, grazie a questo contatto che noi definiamo spirituale, no, è stata in grado di liberarsi. Ma la cosa, qual è il vantaggio della persona ancora in vita, quindi del cliente? Questo è sicuro. Che ha trasformato questo rapporto e quindi adesso può vivere in maniera diversa, vedere in maniera diversa la madre. La mente... Il vantaggio per il vivo è chiaro. Il vantaggio per il vivo è chiaro. Qui proviamo ad alzare così... la complessità della valutazione, al di là che siamo certi che il vantaggio per la persona c'è stato, sì, è riscontrato, bisogna capire se questo vantaggio sia stato determinato perché siamo riusciti a ricostruire quello di cui aveva bisogno o siamo riusciti a ricostruire la verità e questa verità in realtà era la vera energia del quale aveva bisogno, che sono due cose un po' diverse. Quindi okay, questo è un po' il ragionamento, che non è necessario. Non è necessario per il paziente, certo. Non è necessario per il paziente, però per lo studio sì, per il vostro studio questo è sicuramente importante. Allora, io le faccio una domanda provocatoria, ma qual è la verità? È questo il discorso. Qual è la verità? È questo il discorso. È così importante sapere... Se è veramente, riferendosi al titolo anche della trasmissione, una vita precedente è realmente per noi esistita o è importante il risultato di trasformazione? È questo. Quindi io lascerei la domanda con la sua seconda parte che ha detto, alla fine l'importante è la trasformazione. Conta la trasformazione. E devo aggiungere una cosa rispetto a quanto ha detto prima, che è molto significativo quello che lei a un certo punto ha parlato di fede, no? Un grande uomo che si chiama Eckhart Tolle, che è considerato uno dei maestri spirituali viventi, una volta ha detto, fra le tante cose che dice, la fede può essere di aiuto, ma la vera libertà viene dall'esperienza, intesa come esperienza vissuta, e per questo sul lettino le esperienze in realtà non ordinarie assumono questo valore di trasformazione. Certo, è una cosa un po' più personale rispetto al discorso della fede, che potrebbe essere giustamente come poi in sé la fede, nome stesso fede, parla di comunque una fiducia piena. Certo, ma c'è chi la vive la fede, esatto. c'è chi la vive come esperienza, quindi la fede si trasforma in esperienza. Sento, perché io non ce la faccio? Dottor Mendis? Perché non è ancora attivata quello che ho detto all'inizio, quella parte del sé superiore che ci permette di cambiare l'ente di ingrandimento. Quindi quello che lei prima ha descritto come caos. Fermiamoci un attimo, per esempio nel corso di meditazione in ospedale facciamo questo, ci fermiamo e quella è la porta di accesso per cominciare a cambiare quello che poi può completarsi in una seduta. Allora lei riesce a vedere che quello che appariva caos ha un ordine superiore e ha un significato per la sua vita e per l'evoluzione della sua anima in questa vita dal punto di vista, se vogliamo dargli un significato spirituale. Questo è il punto. Quindi non è tanto la situazione oggettiva, ma è come lei vede che va a prendere da quella situazione ciò che risuona nel suo inconscio che ancora non è stato liberato e quindi ripete il caos dentro di sé. Questo è ancora più complesso, provare a allargarlo su tutte le interconnessioni che abbiamo nella vita. Ma c'è un esempio molto qui, più complesso. Vogliamo sentirlo il feedback della seduta? Perché il feedback, certamente, è un esempio di come una persona che fondamentalmente ha fatto delle sedute in cui sembravano disordinate, quindi caos, non con tanti elementi legati a sé, ha vissuto però degli stati di potenziamento, è quello che è la caratteristica del lavoro d'Eva, il bambino divino, quindi non il bambino sofferente, potenziamolo. E poi mi ha lasciato, audio. Dopo nel colloquio integrativo, mi ha lasciato questa testimonianza. Sì.
Sentiamo questo audio. Tu vuoi dirmi qualcosa? No, allora volevo dirti, darti un'informazione. Sì. Mi è tornato il ciclo in tutto questo. Perché era, ricordami, perché ti era sparito? Sì, ero conclamata in menopausa, proprio una cosa fantastica. Mi era sparito la ginecologa, gli esami del sangue, avevo il... No, va bene. Adesso bisogna vedere cosa succede. Si è andata a cogliere il funghetto e l'hai usato, di la verità. Non lo so cosa sta succedendo, adesso farò degli altri esami del sangue, tornerò dalla ginecologa, non so i prossimi mesi cosa succederà. Porta il funghetto alla ginecologa. Ero abbastanza scombussolata perché per me essere in menopausa a 38 anni è stata una cosa che mi ha proprio mandato quasi in depressione. Certo. Il fatto di, anche perché poi dopo te l'avevo detto, era proprio coincisa con i momenti in cui io volevo un altro figlio, quindi una parte di la creatività per me era andata a farsi fottere, in qualsiasi senso. E ok, ho metabolizzato tutto questo, ho detto va bene, poi per fortuna, vedi, poi dopo Daniele per fortuna è sparito dalla mia vita, quindi sono riuscita a metabolizzarlo più serenamente, questa cosa della menopausa, no? Senza stare a pensare, ah però a me sarebbe piaciuto un altro figlio, senza piangermi addosso. Quindi bene, ha avuto un so perché anche quello. E quindi mi stavo già abituando a questa cosa, stavo già dicendo no, com'è quest'estate, non devo pensare a niente, metto il costume. E track, mi ha scombussolato abbastanza, però vabbè, adesso stiamo a vedere cosa succede, sono contenta, dal momento che io rivolevo la mia creatività, adesso vediamo. Però poi dopo ho pensato che, vedi, tutte queste donne che adesso di menopausa precoce, ce n'è un casino. Ah, non lo sapevo. Io parlando con la fornaia, parlando con questo, con quell'altro, ne sento tantissime. E invece che prendere la terapia ormonale sostitutiva, cosa che io non ho mai fatto, un bel lavoro su di sé sarebbe molto efficace, no? Lavorare sulle proprie emozioni. Certo. Quindi adesso lo dico a Cosimo, così magari gli lancio uno spunto. Comunque io ho visualizzato lì. Il mio... Ah, vabbè, perché parlava della freccia dopo. Cosa diceva? Diceva fondamentalmente che dopo, durante una seduta, lei ha tirato una freccia, si è vista come un'indiana che tirava una freccia, e era un simbolo, e lei dopo, metabolizzando questo, ha sentito che questa freccia andava a guarire qualcosa, ma non ha iniziato la seduta dicendo adesso devo guarire la mia menopausa precoce, è lì, però il suo inconscio si è espresso con questi simboli e gli ha dato la potenza di autoguarirsi. Adesso staremo a vedere. Comunque, dopo 15 giorni sono tornate le mestruazioni. Beh, questo è un dato psicoscientifico veramente molto molto importante. Però passiamo a stupiamo i nostri telespettatori. Perché questo? Perché voglio dire, non focalizziamoci solo sulla sofferenza. Abbiamo già visto un caso positivo e in fondo il discorso abbiamo parlato di espansione della coscienza. Ora, non voglio entrare nel campo della materia antimateria, perché sennò qui avremmo un'altra puntata da fare, ecco. Rimaniamo sulle capacità della psiche. Che cosa possiamo dire rispetto a questo punto utopistico di arrivo della mente? Che abbiamo la possibilità in questa vita, in questo corpo, di utilizzare più di quel medio 10% e le possibilità in teoria possono diventare infinite o inimmaginabili per ciascuno di noi. Non c'è quello che è più bravo degli altri, li abbiamo in noi, vengono da quella unità dalla quale proveniamo.
Non ci sono più minuti, questo vale solo per quello che può essere una trasmissione televisiva. Il tempo è infinito rispetto a quello che ci siamo raccontati oggi. Saluti alla professoressa Costa, saluti al dottor Mendis, saluti al dottoressa Pacelli, saluti a tutti quanti voi. Grazie. E veramente confidate sempre tanta, ma tanta speranza nell'energia della vostra mente. E poi chi vuole saperne di più li può contattare. I nostri ospiti, che c'era un'attività, un numero, non mi ricordo, no? www.cosimomendis.com. Perfetto. Se lavoro, a venerdì prossimo.